San Benedetto è uno dei tanti patroni d'Europa, quindi santo importante. Ci affidiamo a lui per questa nostra Europa, poveretta che sta soffrendo. E allora, chi è Benedetto? Benedetto nasce nel V secolo, quindi 1500 anni fa, parecchio tempo fa, a Norcia. E di buona famiglia, ricco. Viene mandato a Roma per studiare, però vedete, a Roma non si trova bene, c'era parecchia immoralità, disordine, eccetera, eccetera. Lui dice: no, questa vita non fa per me, dice il giovane Benedetto. E allora cosa fa? Si ritira in un eremo a Subiaco e sta lì, prega, un po' lavora, un po' contempla, un po' studia. E allora, poco dopo arrivano altri giovani uomini e dicono: Benedetto, cosa fai lì? Prego, lavoro, studio. Detto fatto, cominciò ad avere dei discepoli. Ecco quindi la prima forma dell'ordine benedettino. E da allora poi, vedete, si è veramente ampliato moltissimo. I benedettini hanno fatto cose straordinarie, straordinarie. Se riusciamo a leggere certi testi antichi, è proprio grazie a loro che li hanno copiati a mano, con pazienza. Immaginatevi, lavoro immenso. Benedetto aveva una sorella, Scolastica si chiamava. E Scolastica fece quello che fece anche il fratello, si ritirò anche lei e mise poi il primo seme per l'ordine femminile, le benedettine che ancora oggi esistono. Bene, allora che ci insegna il nostro Benedetto? Beh, intanto la preghiera, il lavoro. Dice: ma io non lavoro, sono in pensione. Vabbè, c'è sempre da fare nella vita, eh? In casa, fuori, dare una mano agli altri, ce n'è sempre da fare. Contemplare, mettersi lì tranquilli. Quarto d'ora al giorno, pensare al Signore, pensare alla nostra vita, leggere magari un brano del Vangelo. L'ultima suggestione è che Josef Ratzinger, Papa Ratzinger, si chiamò proprio Benedetto XVI, in omaggio a questo grande santo. Quindi vedete, ancora oggi Benedetto da Norcia dice tanto a noi e a chi vuole ascoltare. Quindi, riassumendo un po', abbiamo detto preghiera, lavoro, contemplazione, tutto dosato, tutto nelle giuste dosi, non troppo lavoro, non troppa contemplazione, una via di mezzo. E questa è la regola che ancora oggi i padri benedettini e le suore benedettine osservano. Sia lodato Gesù Cristo. Sempre.